Buonasera e ben trovati a UmbriaEuropa.eu, questo nuovo ciclo di trasmissioni in cui. Parliamo delle opportunità, delle prospettive che arrivano direttamente dall'Europa per la nostra regione, in particolare delle possibilità che si offrono per allo sviluppo della nostra regione grazie alla programmazione comunitaria. Lo abbiamo detto anche in altre occasioni, ossigeno per le regioni, ossigeno per l'Italia e anche eh, quando noi parliamo di opportunità è un'opportunità affinché le, no le regioni e l'Italia si possano uniformare, possano uniformare le proprie politiche a quelle degli altri altri Paesi membri e quindi in un certo senso compattare eh, tutta l'Unione europea e renderla solida e eh, unica ed uniforme. Oggi noi eh, parliamo delle prospettive che si aprono ai giovani e alle imprese grazie al Fondo sociale europeo e sono, da, europeo, e sono davvero tante, ve lo assicuro. Infatti l'ho detto anche in un'altra occasione, vi consigliamo di seguirci con un taccuino alla mano e la penna perché vi porteremo degli esempi di ragazzi di persone che grazie alla programmazione comunitaria sono riuscite ad ottenere sostanze presentando ovviamente eh, carta alla mano dei progetti validi e possono, hanno avuto l'opportunità di avviare imprese piuttosto che eh, progetti culturali e quanto altro. Oggi ci occupiamo del Fondo Sociale Europeo, l'FSE grazie al contributo e a quello che ci racconterà eh, Luigi Rossetti, il coordinatore area impresa. Buonasera. Lavoro e istruzione della Regione dell'Umbria salve Buonasera. e ben trovato. Accanto a lui vi dicevo eh, le testimonianze, le storie raccontate dai diretti interessati. In questo caso con noi oggi abbiamo Gabriele Bellani, un giovane imprenditore, quindi siamo in tema, rientriamo nell'argomento di cui parliamo oggi, giovani imprese. Un giovane imprenditore che ha partecipato ad un progetto dell'Agenzia Umbria Ricerche Brainback eh, che gli ha consentito di avviare un'impresa, una start-up, eh, ha avuto un finanziamento che gli ha permesso così di avviare la sua attività imprenditoriale, ma poi ve ne parleremo anche eh, nel corso della nostra trasmissione. Io direi, prima di eh, iniziare a scambiare le nostre opinioni con gli ospiti, di vedere subito la, la copertina per capire di che cosa andremo a parlare, di che cosa stiamo parlando. La copertina di Elena Ballarani, la vediamo subito. Investiamo nel vostro futuro. Il soggetto della frase è la comunità europea e il futuro è quello dei giovani. L'Europa scommette sulle nuove generazioni stimolando nei ragazzi la creatività, ma in modo particolare mettendoli di fronte a quella che sarà la vita lavorativa. E lo fa in maniera concreta stanziando parte dei fondi strutturali per promuovere iniziative volte all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. La parola d'ordine è sempre di più imprenditorialità, intesa come capacità di tradurre le idee in azione. In tutto questo rientra la creatività, l'innovazione e l'assunzione del rischio, ma anche la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere gli obiettivi. L'Umbria ha recepito queste direttive attivando nel corso degli anni tutta una serie di iniziative sostenute dal Fondo Sociale Europeo che stanzia una dote e la dà in gestione alle regioni per realizzare progetti che hanno l'obiettivo di accrescere la competitività regionale, cioè produrre meglio e di più grazie all'innovazione nel rispetto dell'ambiente, l'occupazione, cioè la creazione di un maggiore numero di posti di lavoro in tutta la regione e di migliore qualità per tutti, inclusi i soggetti più deboli. Per questo motivo il documento approvato dalla Commissione europea, che contiene il programma di utilizzo delle somme a disposizione dell'Umbria con le indicazioni per la realizzazione di progetti di istruzione, formazione e lavoro, si chiama proprio Programma operativo regionale, POR Umbria FSE, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione. Si divide in assi, ad ogni asse corrisponde una priorità, cioè la ragione per cui bisogna spendere le somme assegnate. Adattabilità per la formazione dei lavoratori occupati, occupabilità per l'inserimento lavorativo di disoccupati o inoccupati, inclusione sociale per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, capitale umano per la formazione permanente, ricerca e innovazione, assistenza tecnica e transnazionalità ed interregionalità. Nell'ambito di quest'ultimo asse è stato finanziato il progetto a scuola d'impresa, promosso dall'AUR. Del, del progetto a scuola d'impresa parleremo anche, nel corso, anche di questo nel corso della nostra trasmissione. Luigi Rossetti, Elena Ballarani, nella copertina che vi abbiamo presentato parlava di dote. Eh, che tipo di dote è quella che eh, l'Umbria... A, grazie al Fondo Sociale Europeo. In che cosa consiste? Direi una dote molto importante intanto in termini programmatici come veniva giustamente ricordato nella copertina. <ride> eh, ma oltre ai termini programmatici esiste una dote ancora più rilevante in termini di capacità operativa che è rappresentata dagli oltre 227 milioni di euro che hanno rappresentato eh, la dotazione finanziaria del programma operativo regionale per il periodo 2007-2013 periodo che però non si è ancora chiuso a dispetto dell'ultima data perché in realtà eh, la Regione Umbria, come del resto tutte le regioni italiane, ha la possibilità di eh, utilizzare queste risorse fino al 31 dicembre 2015, collocandosi quindi come dire, in una sorta di eh, interregno tra la chiusura di questa fase di programmazione di cui veniva fatto cenno e l'avvio della nuova fase di programmazione dei fondi strutturali che per il periodo 2014-2020 ci consegnerà oltre che è un'importante dote programmatica ripercorrendo ancora una volta la copertina anche un'ulteriormente uh, uh, importante dote finanziaria che in questo caso per uh, i prossimi sette anni ammonterà a 237,5 milioni di euro. Che quindi una pochi. somma molto 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 consistente. Ecco, eh, innovazione, competitività, nuove imprese, insomma quindi è un, sicuramente un trampolino di lancio questo da offrire ai giovani, perché questo è l'argomento di cui stiamo parlando oggi per avviare una propria impresa e quindi contribuire anche all'uscita dalla crisi della nostra regione per ad esempio e lo sviluppo e la crescita della stessa. Sì, ovviamente sì, si tratta come eh, ricordava la conduttrice del programma del Fondo Sociale Europeo, quindi con una particolare connotazione rivolta alle persone alla occupazione delle persone alla transizione dalla scuola al lavoro alla veicolazione dei circuiti fondamentali che sono quelli dell'apprendimento per, per poter passare a una dimensione, penso che l'esperienza di cui è eh, protagonista il professor il dottor Bellani questa sera ci rappresenta l'ulteriore eh, importanza di concetti che per noi sono decisivi, e cioè il passaggio dalla dimensione del lavoro alla dimensione dei lavori. Non è più una dimensione esclusiva, quindi quella esclusivamente scusandomi per la ripetizione, riferibile all'occupazione delle dipendenze, ma è l'interpretazione complessiva del concetto di lavoro che si deve poter estendere al complesso delle opportunità che possono essere eh, in qualche maniera fruite e realizzate grazie anche ai progetti del Fondo Sociale Europeo. Quindi capacitare le persone è un termine forse un po' brutto, ma penso che abbia questo senso. In questo contesto, e chiudo rapidamente, eh, gli schemi di riferimento per la creazione di impresa e il supporto alla creazione di impresa rappresentano l'ultimo anello di un percorso che congiunge l'apprendimento la, speciali la specializzazione l'acquisizione di competenze e da ultimo qualora ne ricorrono le condizioni ovviamente anche l'assistenza in termini di creazione di impresa. Questo è un uh, contenitore, mi sembra, se termini che stiamo mm. ampliando ulteriormente e lo faremo, come spero di aver modo di uh, a rappresentare successivamente certo. in maniera ancora più consistente anche nella prossima programmazione. Ecco, andiamo all'esperienza di Gabriele perché lo abbiamo, lo abbiamo citato. Allora, il tuo curriculum è molto pieno e ti facciamo i complimenti. Eh, ora insegni all'Università di Bologna, sì. ingegnere aerospaziale. E Riguardo al, al caso insomma, uh, che ci interessa di te, eh, ave, hai avviato una start-up grazie all'esperienza di Brentbeck che ti ha fornito poi anche la sostan le sostanze, un finanziamento per avviarlo. Ebbene, tu assieme eh, ad un tuo collega avete studiato un brevetto che è sì. stato intercettato da una eh, grossa azienda eh, di, motoci di motociclismo e quindi adesso siete in trattativa. Dunque direi che la tua esperienza è esemplare. No? Beh sì, per ora noi stiamo cercando di fare il nostro meglio, per, mh, siamo partiti da un'idea come penso che tutte le esperienze imprenditoriali La domanda che ti voglio fare partire. io è questa, se non ci fosse stato Brainback, quindi questo trampolino, eh, saresti arrivato a questo tipo di traguardo? Sì, diciamo che Brainback, promosso, promosso Laura che ringrazio, è, è assistito da formazione che, che ha provveduto diciamo, l'assistenza alla stesura della domanda e, e la formazione appunto, il processo diciamo, di, di formazione che ci aiuta a, diciamo, a trasformarsi da inventori e imprenditori è stato fondamentale. Diciamo, è stato un fondamentale trampolino di lancio e una spinta al di là dell'aiuto concreto del, del finanziamento certo. per fare il salto appunto da semplici inventori a diciamo, imprenditori per portare la nostra idea dalla a, carta alla realizzazione dalla carta alla realizzazione e a poterci proporre a aziende importanti. Esatto, tra l'altro un'altra nota che mi veniva in mente mentre parlavo con Gabriele prima di cominciare è questo, perché cioè, si, paga, si parla tanto della fuga di cervelli, no? un ingegnere aerospaziale, tu sei tornato in Italia per investire qui? Beh, ehm, sì, io penso che... Hai avuto delle esperienze all'estero? Io, io ho, di ho, studio, vissuto, di ho vissuto molti anni all'estero e sei tornato? Ehm, Penso che sia normale in tutti i paesi avanzati quello di mandare i propri giovani a fare esperienza laddove c'è possibilità di arricchimento. Il problema non è tanto la fuga quanto creare situazioni certo. eh, interessanti per creare dei centri di gravità che attirino. E quindi bentornato, no? è quello Grazie. che ti possiamo dire. Allora io direi, visto che stiamo parlando proprio dell'ambito della, della formazione e Gabriele ci dà lo spunto, direi di andare a eh, vederci ed ascoltarci un'intervista che abbiamo realizzato ad Anna Scani in occasione della premiazione di un altro progetto che è quello di A scuola d'impresa, eh, ovvero l'opportunità che è stata data da, ad alcuni ragazzi delle scuole eh, umbre, italiane e anche europee di partecipare ad una gara. Hanno presentato dei progetti, dei progetti d'impresa che sono anche realizzabili alcuni hanno detto che realizzeranno e poi lo vedremo dopo e Anna Scani ci presenta questo progetto a scuola d'impresa, direi di ascoltarla. In che cosa è consistito questo progetto e le finalità per i ragazzi? Dunque, questo progetto è volto a promuovere lo spirito imprenditoriale fra i giovani eh, prevedendo anche l'alternanza scuola-lavoro. È un progetto che nasce due anni fa, un progetto sperimentale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, che ha visto coinvolto in due anni oltre 500 studenti delle scuole medie e superiori, 20 scuole che hanno portato a realizzare 90 idee imprenditoriali, alcune delle quali sono riuscite addirittura da imprese virtuali a diventare imprese reali. C'è cioè questo percorso di formazione teorica e eh, anche pratica, il famoso Learning by Doing, e alla fine di questo percorso in cui gli, i ragazzi hanno anche l'opportunità di entrare nelle, nelle imprese, confrontarsi con reali problemi e costruire una loro impresa virtuale giovani imprese, quanto sono utili questi progetti per contribuire ad entrare nel mercato del lavoro alle nuove generazioni. Questi progetti servono proprio a far capire ai ragazzi cosa vuol dire fare un'impresa, mettersi in gioco, affrontare i problemi, comunicarli, trovare un prodotto che abbia anche un mercato e la cosa importante che rende questo progetto valido a livello europeo che tutto ciò deve avvenire in lingua inglese, proprio perché è una competizione internazionale, utilizzando tecnologie informatiche, perciò utilizzo di video, presentazioni, tutto ciò avvicina sempre di più i ragazzi al mondo del lavoro e fa in modo che nel momento in cui usciranno dalla scuola, siano in grado di diventare imprenditori di se stessi. Ecco, il direttore di eh, Agenzia Umbria Ricerca, Anna Scani, accennava ai ragazzi. Noi abbiamo realizzato, ci siamo un po' divertiti seguendo questa iniziativa a giocare con loro, e abbiamo realizzato un'intervista doppia a due scuole, a due, una rappresentanza di due scuole eh, che hanno partecipato a questo concorso, il liceo artistico Metelli di Terni e l'ITCG eh, Oriani di eh, Faenza. La loro intervista doppia. Qual è il vostro progetto d'impresa? Un'azienda di comunicazione artistica che sviluppa cortometraggi e video mappati. Una stazione che fotovoltaica per ricaricare i cellulari. È stato un gioco o un impegno serio? Un impegno serio, ma anche un gioco. Un impegno serio. Quante ore avete lavorato? Veramente tante. Abbastanza, diciamo su due ore a settimana. Come vi vedete tra dieci anni? Cresciuti insieme. Speriamo di poter realizzare il nostro prodotto e lavorare insieme. Europa e innovazione. Grazie a questo progetto ci siamo resi partecipi dell'Europa. Eh, credo che eh, l'Europa debba essere più unita, più aperta verso i giovani e le, le, le aziende di giovani. Certo? Com'è l'Europa che vorreste? Un'Europa capace di emozionare comunicando. Eh, ci piacerebbe avere appunto un'Europa che fosse più aperta per le start-up, ovvero le aziende di giovani con le loro idee innovative. Realizzerete la vostra impresa? Sì. Speriamo. Allora rispettivamente questi ragazzi, i ragazzi di Terni avevano studiato un progetto per un'impresa eh, di comunicazione, invece gli altri tenevano in mano un brevetto, una stazione pubblica di eh, ricarica di smartphone o tablet eccetera. Quindi insomma già sin dai banchi di scuola si comincia con la formazione no, in, in, questo in questo senso. Che tipo di sostegno eh, possono avere le imprese Luigi Rossetti? Ma nello specifico dobbiamo integrare il contenuto del Fondo Sociale Europeo che veicola ehm, come dire, un circuito molto importante, ne parlavamo prima con il professor Bellani, e cioè la riconnessione del circuito tra la scuola e il lavoro in un contesto in cui il termine formazione a volte può essere riduttivo e preferiamo sempre più parlare di apprendimento. L'esperienza scolastica è fondamentale in questo senso e speriamo che come dire, iniziative di questo tipo possano poi tramutarsi in idee sempre più eh, importanti di start-up perché con il Fondo Sociale potremmo supportare su una scala dimensionale adeguata eh, start-up, mi sia consentito il termine di piccola taglia, eh, integrando al meglio eh, gli strumenti disponibili anche con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che avrà anch'esso una dotazione molto importante per poter utilizzare una cassetta degli attrezzi come la definiamo noi, eh, che sia effettivamente eh, user-friendly, cioè utilizzabile con eh, differenziazione e specifici specificità in funzione delle caratteristiche dei soggetti, quindi start-up innovative. Più aderenti, magari alla dimensione universitaria, con una uh, logica diversa di supporto anche nei processi di internazionalizzazione, magari creazione di impresa su scala diversa uh, con fondi di microcredito o sulla falsariga delle esperienze che già stiamo realizzando con la legge regionale 12. E ecco qui io penso che questa differenziazione degli strumenti, questa attenzione al, ai lavori intesi come capacità e propensione eh, a sviluppare autoimprenditorialità, autoimpiego sia una delle chiavi di lettura del futuro anche della programmazione comunitaria. Ecco Gabriele sicuramente la vostra impresa rientrerà tra eh, quelle eh, giovanili. Io ho, una, ho raccolto dei dati di Union Camere su, riguardanti eh, il registro delle imprese eh, Infocamere e ho notato che le imprese giovanili sono dati che sono riferiti, a, arrivano fino al 30 settembre del 2013 e comunque in Umbria il tasso giovanile è del 9,9% sul totale delle imprese giovanili in Umbria a Perugia il 9,7% e a Terni, il 10,5, quindi stiamo parlando anche, questo comprende anche le start-up, ovviamente. Quando parliamo di imprese giovanili le comprendiamo tutte. E la maggior parte di queste investono in, nel settore commerciale, seguono poi. Delle costruzioni del secondo cartello, l'agricoltura, l'alloggio e la ristorazione e poi il settore manifatturiero. Quindi stiamo parlando di un settore dell'imprenditoria, di una fetta dell'imprenditoria umbra che è assolutamente importante, e quindi occorre sostenere e eh, portare avanti. Tu Gabriele che cosa pensi? Ma io chiaramente sì, sono all'inizio di questa avventura e assolutamente gli strumenti. Eh, di cui si parlava prima sono molto importanti sì, di sostegno sia finanziario che diciamo, di, mh, di educazione all'essere all imprenditori. Ma quello che è, mh, probabilmente è importante è anche eh, sia fare rete tra queste imprese che avere comunque anche delle direttive a livello, a livello politico. E queste direttive, ben le direttive europee, ma penso che ci sia anche bisogno di una direzione locale, perché ogni territorio ha una sua specificità. Certo. La nostra azienda si chiama Umbria Kinetics, mm. eh, perché facciamo componenti innovativi per sospensioni automobilistiche. E, e quindi, però, volevamo sottolineare il legame con il territorio, perché mh, più che eh, uniformare l'Europa, a me piacerebbe avere un'Europa in cui le diversità vengano integrate. E questo è un'ottima Un'ottima prospettiva, no? non che lo prenderei anche come slogan. Cioè. Complimenti, ovviamente, per eh, la tua iniziativa. Voglio ricordare eh, che eh, tutti i contributi che noi mandiamo e le nostre puntate li potete eh, riguardare, rivedere voi da casa nella nostra pagina Facebook e anche nel nostro sito internet www.umbriaeuropa. Uh, eh, lo potete consultare lì, eh, potete rivedere tutti i vostri contributi e quindi prendere spunto perché l'ho detto all'inizio, conviene seguire questa trasmissione prendendo. Appunti perché così anche l'esperienza di Gabriele può essere esemplare, no, Luigi? Penso che sia un esempio di come sia possibile realizzare tecnologia in Umbria sfugge sfuggendo a volte da un cliché un po' retro di un'Umbria soltanto bella, ma questo lo sappiamo tutti, diciamo così. Eh, rispetto alla caratteristica della nostra regione, e ci dimostra che invece, eh, come dire, proprio questa esperienza che si rivolge a un ambito tecnologico molto coerente con la specializzazione produttiva non soltanto dell'infrastruttura dell regionale ma direi del manifatturiero italiano. Eh, questa interessante combinazione tra competenze, expertise tecnologico, capacità sì, certo. di brevettare e coerenza rispetto alla struttura produttiva nazionale ci dice che c'è un futuro per l'industria, c'è un futuro per la manifattura e c'è un futuro anche per la tecnologia applicata a, questo, a questi settori. Bene, ci siamo, abbiamo concluso eh, ai telespettatori, rimando al prossimo appuntamento della nostra trasmissione. A voi vi ringrazio e vi saluto, Luigi Rossetti, coordinatore area impresa, lavoro e istruzione della regione Umbria Grazie. e Gabriele Bellani, professor Gabriele Bellani, imprenditore. Grazie per essere stati con noi e per il vostro contributo. Arrivederci. Grazie. Buonasera.